durante i lavori della costruzione della sua basilica, gli operai uccisero e mangiarono prima una trota e poi un agnello. Il santo si limitò a gettare nell'acqua della cucchiarella, sorgente scaturita dalla roccia, per un altro miracolo, la disca della trota e chiamare per nome l'agnellino, disse che comparvero miti e vegeti. Altra grande figura di santa vegetariana fu Santa Francesca Romana, vissuta nella Roma del XIV secolo. La sua dieta vegetariana era costituita esclusivamente di legumi e verdure, come testimoniano i documenti riportati alla luce del suo processo di canonizzazione. Altri santi vegetariani saranno oggetto poi del prossimo intervento. Veniamo ora al Rinascimento. Uno dei più grandi geni mai vissuti nel Rinascimento, Leonardo da Vinci, anche il vegetariano convinto. Di lui riporto due aforismi. Per il tempo in cui l'uomo non dovrà più uccidere per mangiare, e anche l'uccisione di un solo animale sarà considerato un grave delitto. Secondo aforisma, i nostri corpi diventano sempre più le tombe degli animali. Si dice inoltre che Leonardo, allorché passasse davanti a un mercato dove si vendessero uccelli e pollame, li acquistava per poi donare loro libertà. Non sappiamo se fosse vegetariano o no il grande umanista Erasmo da Rotterdam, ma di certo aveva ben compreso la barbarie a cui l'uomo sottoponeva gli animali, come testimoniato dal seguente aforisma. E a forza di sterminare gli animali, si era capito che anche sopprimere l'uomo non richiedeva grande sforzo. A cavallo tra il Rinascimento, furono molte le personalità di spicco che optarono per una dieta vegetariana. I filosofi Michel de Montaigne, Giordano Bruno, Pierre Gassendi erano tutti rigorosamente vegetariani. William Shakespeare, non vegetariano, asservò: «Vuoi essere simile alla natura degli dèi? Sii misericordioso con gli animali, la dolce misericordia è il vero segno della nobiltà». Anche l'era moderna ha conosciuto diversi vegetariani, tra cui il celebre fisico Isaac Newton, il biologo Carlo Ligno, l'uomo politico statunitense Benjamin Franklin. E con l'illuminismo che la dieta vegetariana cominciò ad essere adottata sistematicamente dagli intellettuali aderenti a questo movimento. È un esempio del momento satirico di Descalico, Il giorno di Giuseppe Parini, dove in un banchetto in una casa patrizia un intellettuale spiega le ragioni della scelta vegetariana, contrapponendole alla visione del mondo decisamente carnivora della maggior parte della nobiltà dell'ancien regime. Vegetariani furono i filosofi Voltaire e Rousseau. Quest'ultimo scrisse: «Gli animali che voi mangiate non sono quelli che divorano altri. Voi non mangiate gli animali carnivori, bensì li utilizzate come modelli. Voi siete affamati esclusivamente delle creature dolci e gentili che non fanno alcun male a nessuno, che vi seguono, che vi servono e che sono da voi divorate, quale ricompensa ai servigi che vi rendono». Per primo Rousseau aveva notato che le vittime della voracità dell'uomo sono quasi esclusivamente gli erbivori, gli animali più innocenti. D'altra parte, un altro grandissimo filosofo del Settecento, Immanuel Kant, pur non essendo vegetariano, affermò: puoi conoscere il cuore di un uomo già dal modo in cui tratta le bestie. Gli animali, infatti, non hanno diritti e il nostro comportamento e i loro confronti è dunque del tutto scevro da convenzioni sociali e rivela quindi le vere intenzioni del cuore. Nell'Ottocento, grazie all'opera del filosofo Arthur Schopenhauer, entra nella cultura occidentale il concetto dell'empatia che il filosofo di Danzica, studioso della civiltà indù, indica come uno dei gradini verso l'ascesi. L'etica della pietà non è da confondere però con l'amore cristiano, benché ne potrebbe costituire una prima fase. Schopenhauer, anche a livello morale, affermava: «La pietà per ogni essere vivente è la prima valida grazia per il buon comportamento dell'uomo». Una singolare figura di artista cristiano-vegetariano fu quella di Lev Tolstoi, il grande drammaturgo russo. Infatti, iniziò ad adottare una dieta vegetariana proprio quando si avvicinò al cristianesimo, anche se all'epoca fu scomunicato perché accusato di avere idee anarchico-cristiano-pacifiste. L'etica di Tolstoi non si limita ai rapporti infraumani, ma si allarga in uno sforzo d'amore e rispetto verso tutte le forme di vita che popolano il pianeta, compresi gli animali. Perciò Tolstoi stesso scelse per sé uno stile alimentare vegetariano e nell'articolo Il primo gradino condannò la crudeltà con la quale l'uomo alleva, imprigionando gli scelleri, esseri assai simili a lui, come maiali e mucche, solo per il piacere della propria gola. Secondo Tolstoi, già che l'uomo è più evoluto fra gli animali, deve prendersi cura degli animali inferiori e del loro benessere anziché sfruttarli con violenza.
Tolstoi affermava che il vegetarianesimo non è soltanto una lotta contro la barbarie, ma il primo gradino di un processo spirituale. Come Pitagora, infatti, Tolstoi definiva il vegetarianesimo come un punto d'arrivo, ma come un punto di partenza. Un altro bellissimo aforisma è: non uccidere non si applica all'omicidio di una sola specie, bensì a tutti gli esseri viventi. E questo comandamento fu scritto nel cuore dell'uomo molto prima di essere proclamato sul Sinai. Un'altra importante testimonianza sul rapporto tra l'uomo e le altre creature ci viene da un altro grandissimo scrittore russo, anche se non vegetariano, Anton Chekhov. L'uomo è stato donato della ragione e del potere di creare, così che egli potesse aggiungere del suo a quanto gli è stato donato. Ma finora egli non ha mai agito da creatore, ma soltanto da distruttore. Rade al suolo le foreste, prosciuga i fiumi, estingue la flora e la fauna selvatica, altera il clima e abbrutisce la terra ogni giorno di più. Chekhov sottolinea la posizione dell'uomo nel creato. Egli è colui che dovrebbe fare le veci del creatore, ma l'uomo si comporta in tutt'altro modo, rovinando la creazione invece che tutelarla. Anche lo scrittore francese Alphonse de Lamartine, vegetariano in gioventù, sosteneva che l'adozione di tale dieta doveva essere una scelta d'amore. Sosteneva infatti che noi non abbiamo due cuori, uno per gli animali e l'altro per gli esseri umani, e la crudeltà verso gli uni è l'unica differenza di vittima. Altro grande scrittore vegetariano fu l'irlandese George Bernard Shaw. Si espresse così sulla caccia: quando un uomo vuole uccidere una tigre lo chiama sport, quando la tigre vuole uccidere lui lo chiama ferocia. Mentre il naturalista e biologo Charles Darwin affermava che l'empatia per il più piccolo degli animali è una delle più nobili virtù che l'uomo possa ricevere in dono. E siamo arrivati finalmente al XX secolo. In questo secolo le grandi personalità vegetariane sono numerose, da Rudolf Steiner, Paul McCartney, da Franz Kafka a Martin Luther King, da Umberto Veronesi a Pamela Anderson, da Bob Dylan alla regina Sofia di Spagna, da Natalie Imbruglia a Margherita Hack. È impossibile citarli tutti. Numerose sono inoltre le motivazioni e le scelte che indussero tali personaggi ad adottare questo tipo di dieta. Ne citerò solo alcuni tra i più significativi. Il grande filosofo Theodor Adorno affermava a proposito dell'uccisione degli animali dei mattatoi: Auschwitz inizia quando si guarda un mattatoio e si pensa: sono soltanto animali. Adorno aveva capito che l'uomo è in grado di tollerare e di giustificare le peggiori atrocità, purché gli sia fornita una scusa, un appiglio o una giustificazione, anche se del tutto inverosimile. Il nazismo aveva giustificato i campi di sterminio con la presunta e assurda inferiorità e pericolosità del popolo ebreo, e facendo apparire questa crudeltà come necessaria, così come si giustificano i mattatoi con l'inferiorità degli animali e la necessità di mangiare carne. Albert Einstein, uno delle più grandi menti di tutti i tempi, vegetariano convinto, affermava: nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. Il vegetarianismo di Einstein, oltre che dall'empatia per gli animali, è dettato anche dei profondi benefici che da scienziato qual era non potevano conoscere approfonditamente, che tutto l'ecosistema trarrebbe da una conversione al vegetarianismo di tutta l'umanità. Vediamo ora la testimonianza di una donna, Marguerite Yourcenar, scrittrice, prima donna dell'Académie française, che si scagliò con decisione contro la dieta carnivora: mangiare carne e digerire l'agonia di altri esseri viventi. Ci sarebbero meno bambini martiri se ci fossero meno animali torturati, meno vagoni piombati che trasportano alla morte le vittime di qualsiasi dittatura. Se non avessimo fatto l'abitudine ai furgoni dove gli animali agonizzano senza cibo né senza acqua, diretti al macello.